will come home to all Terror. Permission to land will be granted once you have settled your outstanding balance of 1 trillion credits. Welcome home. Allora, buon pomeriggio ragazzi, dov'è il microfono? Okay, eccolo, il microfono. Trovavo il microfono. Benvenuti in live. Finalmente forse oggi Twitch mi permette al pomeriggio di fare una live, dato che sono le ultime volte che ho provato, gli ultimi due giorni in cui ho provato, Twitch andava un po' male, era proprio i server, non ero io, perché a me la connessione andava bene, era proprio Twitch come server che non andava bene. Oggi sembrerebbe andare meglio, anche perché appena finita la live del Cerbero Podcast, che ho visto, oggi andremo a parlare, come leggete anche da titolo, di diversi argomenti, tra cui anche un argomento di cui ha parlato proprio il Cerbero ieri sera. Cioè, di un articolo, credo che non sia proprio nuovissimo, credo sia quasi, in realtà forse dell'anno scorso, però comunque, un articolo dove degli Zoomer, generazione X, cioè Z, scusate, la mia generazione, anche che va dal 96 al 2010, quindi 15 anni di generazione, io sono più o meno nel mezzo. E, beh, hanno detto molte cose, cioè in questo articolo sono riportate appunto quello che hanno detto questi 5 Zoomer che sono stati intervistati riguardo ai millennial. Cosa ne pensano dei millennial? I millennial sono la generazione precedente alla nostra, alla mia e a quelli di tutti quelli che sono nati dal 96 al 2010. I millennial sono quelli invece nati dall'80 al 2000, al 1995. Quindi 15 anni precedenti alla generazione Z degli Zoomer. E beh, diciamo che questi miei cogenerazionali, credo si dica così più o meno, comunque quelli della mia generazione che sono stati intervistati e che hanno detto le loro, sono stati abbastanza cattivelli. Non ho letto tutto l'articolo, ieri sera dal Cerbero ho provato a capirci qualcosa, ma col casino che facevano non è che ci abbia capito più di tanto. E quindi ce lo andiamo a rileggere oggi insieme per vedere un pochino anche di alcune cose che ho letto. Ho già le prove ed è completamente il contrario. Ho letto un sacco di cavolate in questo articolo e io lo vado a leggere. Quindi direi di non perderci in troppe chiacchiere e di iniziare ad andare subito. Datemi tempo di chiudere una finestra che non mi serve più. Ok, ecco qui. Vice ha fatto questo articolo, questo sito si chiama www.vice.com, potete cercarlo, lo trovate. Poi su YouTube, quando ricaricherò la live su YouTube, vi lascerò in descrizione il link al sito, dove potete leggervi anche voi l'articolo. Ma non perdiamoci in altre chiacchiere e iniziamo
Subitissimamente. Allora, qui ci dicono: dopo anni passati a farsi trattare come una massa di viziati dai boomer e aver attraversato, scusate, svariate crisi economiche, oggi è possibile affermare che i millennial non hanno avuto una vita facilissima. E direi che è vero questo, anche se non posso saperlo sicuramente perché non lo sono, direi che è vero. Ora però è arrivata la generazione Z a farli a pezzi, con interi, questo non so come si lega, che cosa voglio dire, di commenti, comunque credo insieme di commenti su TikTok, come questo, a dimostrazione che i millennial stanno antipatici a tutti, che poi non è vero mai, ma vabbè perché, vabbè, poi parleremo, oggi mi arrabbierò parecchio probabilmente. E questo deve essere un commento che hanno fatto su TikTok. Ho chiesto a 5. Ah no, questo qui è l'articolo. Ho chiesto a 5 Zoomer che cosa ne pensano davvero dei millennial. E beh, indossate le protezioni perché stanno per arrivare un po' di colpi bassi. La prima cosa che viene detta è: la loro piantina fa un frutto e loro se ne vantano come se fossero veri contadini. Ma a me non pare che sia uno. Allora, vi dico già, i millennial sono, oggi se li vogliamo inquadrare, tutti gli influencer. Il 95% degli attuali youtuber, streamer di Twitch, influencer su Instagram, più o meno, sì, Instagram già più o meno, già lì un 50% diciamo dei più grandi, sono millennial, ok? Perché hanno 20-30 anni, comunque dai 20 ai 35 dovrebbe essere, no, dai 40 ai 25 anni, scusate, dai 25 ai 40 anni hanno i millennials attualmente. Ad esempio, i ragazzi del Cerbero, Lion, Gabby, tutti gli youtubers e streamer che magari voi seguite. Quindi già qui cavolata, sono odiati da tutti, non è vero, perché la maggior parte, il 99% dei pubblico appunto di queste persone siamo noi. Generazione Z, quindi in realtà noi non li odiamo, ma anzi sono seguitissimi da noi maggiormente. Quindi, prima cavolata. Poi, continuiamo a leggere. Sui social si comportano come dei vecchi. Cercano di starci dentro con le nuove generazioni, ma non sono più giovani. Provano a usare gli hashtag e le GIF, ma non sono capaci. Cavolata, perché in realtà direi che gli hashtag li sanno usare benissimo, altrimenti non andrebbero così bene sui social, non sarebbero così seguiti senza un hashtag buono che indicizza bene il tuo video, la tua live, eh? Comunque andiamo avanti. Allora, ingigantiscono le cose più semplici e quotidiane, fanno un cos'è? Un barbecue e lo trattano come se fosse una cosa più bella. Più bella che abbiano mai visto. Dalla loro piantina in balcone spunta un frutto e loro se ne vantano come se fossero dei veri contadini. Cioè, vabbè, ci ho aggiunto io dei. Come se fossero dei contadini. Poi passano tutto il giorno a fantasticare su quel frutto. Mia sorella ha coltivato una rapa. Una rapa. E non smette di parlarne. Davvero non capisco. Questa cosa non posso saperla, però a me non mi risulta, che si vanti, cioè, sì, c'è qualche influencer che si vanta dei numeri che fa, però non è una piantina, si parla di altre cose. Comunque, oh, questa a parer mio è una falsità, benché io non possa smentirla. Andando avanti, io controllo sempre che si veda bene. Poi, continuiamo a leggere. Allora, non fanno grandi progetti, perché ormai è troppo tardi per realizzarli. Io ho grandi idee, progetti ambiziosi, ma per loro ogni piccola cosa vuol dire tutto. L'ha detto Hadi, non so se è così, 16 anni di Londra, che non è questa qui, perché questa qui è, c'è scritto sotto, è Daniel, sempre 16 anni. È una prima prova della cavolata che dicono. Non fanno grandi progetti. Allora, qui abbiamo il profilo Instagram di Lion. Mi pare che già solo nei primi 12 post, negli ultimi 12 post di grandi progetti ci siano, no? Figurine, libro, altre figurine, uovi di Pasqua, poster,
patatine con Amica Chips, quindi una delle più grandi comunque produttrici di patatine in Italia. L'album di figurine è fatto con la Panini. Cioè, mi pare che grandi progetti li facciano. E di tempo ce n'è. Lion è anche uno tra i comunque più grandi vecchi di YouTuber, perché la maggior parte hanno più o meno 30 anni, eh? Già ne ha 33 e mezzo, molti ne hanno 25, 27, come Favij, Gabby, quelli lì. Lion è già più grande, eppure mi pare che di progetti ne faccia, e che non abbia voglia anzi di smettere, anzi ne sta, cioè, ne ha fatti, cioè, tutta sta roba l'ha fatta dall'inizio di quest'anno, praticamente, a parte queste figurine qui che sono dell'anno scorso, però novembre comunque, quindi in 6 mesi ha tirato fuori. Ah, e poi in un prossimo video che vedremo tra qualche giorno, che devo ancora registrare, vi parlerò anche appunto di ormai il fatto che Lion, il marchio Lion WGF, o semplicemente il marchio WGF, vale milioni, ragazzi. Contando, io ho fatto un calcolo di approssimativo, ovviamente, però abbastanza realistico, con una possibilità di sbaglio del 10% in più o 10% in meno, che è tanto, però comunque è una mia ipotesi ed è quasi vera, di quanto vale tutto quello che è stato venduto, cioè di quanti soldi sono stati fatti con tutto quello che ha venduto Lion, dei suoi merchandise, cioè magliette, figurine, carte, libri, tutte quelle cose lì. E vi assicuro che sono milioni e milioni, quindi direi che di progetti ne fanno, e non solo Lion, perché Favij ha fatto anche un film comunque nel 2015, quindi direi che di robe ne fanno. E quindi grandissima cassa. Poi anche ecco il Cerbero. Il Cerbero, c'è, cioè la Sdrubalini SRLS, no? Che è un'azienda vera e propria ed è comunque un progetto discreto, abbastanza grande. I Boscar sono uno dei più grandi eventi di Twitch Italia. Quindi organizzati, probabilmente si spendono decine di migliaia di euro. Cioè, il Cerbero ha fatto un bonifico di 50k per il nuovo studio, praticamente non è ancora arrivato tutto. Quindi state tranquilli che i progetti ne fanno, e anche molto grandi in Italia. All'estero, cosa vogliamo dire? All'estero fanno di quelle robe, probabilmente YouTuber, streamer, cioè c'è gente che fa beneficenza per milioni e milioni di dollari, quindi stiamo parlando di cose che questa gente non sa. Comunque andiamo avanti. Quella roba di Harry Potter è una fase che ho superato in seconda media. Questa è una roba, questa frase non l'ho capita, ma vabbè. Sinceramente, proprio lì non capì. Ma chi è che ha scritto sta roba? O è stato tradotto dall'inglese, ma proprio con Google Translate? Cioè, Madonna. Sinceramente, proprio non li capisco i millennial. Quella roba di Harry Potter è una fase che ho superato in seconda media. Ma questi millennial stanno ancora a cercare ricette. Ricette burro birra Harry Potter. E voglio dire, quando pensi di cre eh? Scusate, che ne uscirai? È finita. Poi cos'è sto? È finita. Vabbè, tradotto male. Sta roba comunque, questa roba non l'ho capita di Harry Potter. Comunque, le mode scusate, culinarie come il gelato al carbone vegetale, le Acai Blue Bowl, scusate, e l'avocado toast, ma che roba è? Sono così inutili, perché devono trasformare tutto in un trend? Penso che siano narcisisti. Alcuni, è probabile, come tutti, cioè, i millennial hanno inventato i selfie e Travelgram, che non so cosa sia. E tutta quella roba sulla loro vita privata. Pensano che la gente li segua per questo. Sono ossessionati dall'immagine di sé. Alla mia generazione non importa cosa postano, cosa possiamo succedere. Cazzata e madornale! Ma questa è una grandissima minchiata! Cioè, lasciamelo dire, questa è un'enorme cazzata che dici? Perché non è vero. Non è vero. Sono proprio invece
quelli della nostra generazione. A me in realtà davvero non me ne frega niente, perché io sul mio profilo Instagram, non quello del canale, ma il mio privato, non pubblico una foto da praticamente 2 anni, ragazzi. Quindi vi faccio immaginare che a me non me ne frega niente in realtà del mio profilo personale. E anche quello del canale non è che lo utilizzi molto io, eh? Comunque, cavolata assurda, perché in realtà i ragazzi di adesso si pensano molto invece più all'immagine di sé. Cioè vanno tutti in giro, magari vestiti devono essere fighi, sembra la cosa l'ultima moda. La maggior parte, ovviamente. Non sono tutti, perché io ad esempio non ne faccio parte. Sono vestito di stracci quando vado in giro, quindi lasciamo perdere. Comunque, cos'è che invece dice Danielle, che era la ragazza di quello rivista sopra? I millennial pensano che ci sia una specie di muro che separa la nostra generazione dalla loro. Dicono cose tipo: i ragazzi di oggi non sanno niente di questa cosa, ma alla fine siamo cresciuti tutti nello stesso ambiente. Che siamo cresciuti tutti nello stesso ambiente è vero? Ma non è assolutamente vero che i millennial pensano che ci sia un muro, cioè, ripeto, il 90%, non 90, però almeno il 60-70% di tutti i canali, almeno il 50% di tutti i canali YouTube e Twitch attuali sono gente della mia generazione, della generazione Z. Quindi non è vero che c'è un muro. Tra noi e loro siamo invece, anzi, siamo probabilmente le 2 generazioni più unite, perché noi passiamo le giornate guardando le loro live, i loro video, ci intrattengono, loro guadagnano dal fatto che noi comunque siamo felici di vederli, che loro ci intrattengono. Quindi in realtà siamo legatissimi. Ogni YouTuber, streamer, influencer è legatissimo alla sua fanbase. Quindi in realtà siamo 2 generazioni legatissime. Quindi cavolata assurda. Poi, chi è questo qui? Monti, cosa dice Monti? Vediamo un po' cosa dice Monti. Puoi fare tutti i quiz di BuzzFeed che vuoi, ma a un certo punto devi iniziare a conoscerti sul serio. Non so cosa sia BuzzFeed, quindi boh. Scusate. I millennial non hanno senso dell'umorismo. Il loro status Facebook. Poi si dice, in realtà, vabbè, non è status. Sono racconti troppo intimi di esperienze personali di cui non frega niente a nessuno e con cui nessuno si può identificare. Ridono di cose più banali e condividono meme di cattivissimo. Ma questi qui, allora, stessa cosa che ha detto il cervello, mi ripeterò perché l'hanno detta loro, gliela copio. Qui si stanno probabilmente confondendo con i boomer fanno queste cose. I millennial su Facebook non ci sono praticamente, ve lo dico. Il 90% probabilmente dei millennial non hanno Facebook, se ce l'hanno non lo usano da mesi, anni. Cioè, davvero, ormai Facebook è usato dai 50 anni in su, tra un po' quasi 60 anni in su. Quindi, davvero, di che stiamo parlando? Altre cazzate su cazzate, eh? Poi andiamo avanti. Sui social usano le emoji che ride. Dove? Non è vero. Ma non in modo sarcastico. Usano hashtag tipo hashtag yoga, avocado toast. Ma che. Scusate, aspettate. Un po' di catarro, fatemi bere. Se hanno un figlio di nome John, scrivono hashtag John. Altre cavolate. Allora, questo Monti mi sa che si è confuso con i boomer, davvero. Proprio. Sta dicendo cose che fanno magari i boomer, non mai i millennial, proprio no. Pensano che siano tutti. Aspetta, penso che siano tutti in crisi di identità. Ma quelli sono quelli che hanno la crisi di terza età, crisi di mezza età, che si ha più o meno sui 50 anni. Non sicuramente a 30. Quindi cazzata. Perché puoi fare tutti i quiz di BuzzFeed che vuoi, ma a un certo punto devi iniziare sul serio a conoscere te stesso. Boh. Cercano di fare i custodi della cultura anni 90, ma non hanno visto
un episodio di Friends e non hanno nessuna. Ah, ma non ho mai visto un episodio di Friends. Non ho intenzione di farlo. Penso che nemmeno loro lo trovino poi così divertente. È solo che siccome ci sono cresciuti, si sentono obbligati a far sapere a tutti che era il programma più bello che sia mai stato creato. Beh, io non l'ho mai visto, però immagino che sia comunque divertente, davvero simpatico, altrimenti non avrebbe avuto il successo che ha avuto. Quindi, boh, un po'. Ripeto, sono cose che dicono i boomer, non gli millennial. Comunque, vediamo un pochino l'ultima cavolata che dice Monty. Detto questo, mia sorella ha 25 anni e mio fratello 27, ed entrambi hanno molto a cuore questioni politiche come Black Lives Matter e il cambiamento climatico. È bello sapere che i millennial almeno capiscono un po' più dei boomer. Sono stati i millennial che quando erano più giovani hanno iniziato proprio queste lotte come le stiamo magari facendo noi adesso, in realtà, quindi vabbè. Questa ci può già stare un po' di più. Poi, ripeto, in realtà tra i boomer e i millennial c'è un'altra generazione che è la generazione X, quindi piccolo altro cavolatina che ha detto il nostro caro amichetto, perché la generazione X va dal 65 al 79, se non sbaglio, e prima ci sono i boomer che va dal 1930 al 64. Vabbè, poi, a differenza dei millennial, noi siamo capaci di accettare la realtà. Bah, perché loro no? Vediamo un pochino perché loro no, ecco appunto. I millennial si lamentano un sacco e non fanno mai niente. Su TikTok è pieno di sedicenni e diciassettenni che fanno affari grazie alla propria creatività. Mentre mi sembra che i millennial abbiano hanno l'ossessione tradizionale al lavoro d'ufficio, perché è l'unico modo per avere sicurezza. Sono ossessionati dalla sicurezza. Sono sempre arrabbiati per il fatto di non poter comprare una casa, mentre noi della generazione Z sappiamo che staremo in affitto per sempre. No, io intanto ho intenzione di comprarmi una casa o di continuare a vivere questa qui se mio padre se ne vorrà andare. Ma comunque è cazzata. Intanto 16 anni e 17 anni fanno affari. Non possono, sono minorenni, non possono fare nessun affare, cari miei. Quindi che affare fanno? Una cagata pazzesca, quella che è stata detta anche qui. Un'altra, ovviamente. Oggi ne dicono molte di cazzate, ho notato, eh. Oh mio Dio, che merda. Comunque, a me pare che lavoro d'ufficio, cioè, in realtà la cosa che ha detto è un po' giusta, perché lavoro d'ufficio. Streamer e youtuber lavorano nella propria cameretta, a parte le live girl, come quella che ha appena iniziata di Ivan Grieco, per esempio, che è al Gay Pride di Roma. Molto molto bravo Ivan. Comunque, stavo dicendo che è vero, è un lavoro d'ufficio, perché alla fine rendono una stanza della loro casa come se fosse il loro ufficio, ci lavorano tutti i giorni. Però direi che tanto su TikTok non si guadagna un cazzo, cioè diciamocelo, lo dicono anche i TikToker, quindi vabbè, andiamo avanti. Siamo più politici, perché dico G? Politicizzati di quanto fossero i millennial alla nostra età. Penso che sia perché certe cose ci colpiscono più direttamente. Questo non lo posso dire perché non ero un millennial, secondo me, quindi non lo so. Io la politica non è che me ne freghi tanto, so abbastanza cose, perché comunque si sente parlare di politica. Comunque l'hanno confermato anche quelli del Cerbero, che è vero che in realtà loro erano meno politicizzati di noi, quindi va bene. Poi su Instagram non fanno altro che postare foto del caffè e delle loro belle tavole apparecchiate e cose del genere. A differenza dei millennial che siamo capaci di accettare la realtà, questo che vuol dire?
Se loro hanno il loro tavolino col caffè e la brioche, è la realtà, prima di tutto. Però, vabbè. E poi, ripeto, non mi pare che Lion abbia postato foto di... Cioè, anche se faccio mostra altri post prima che mi chieda di... Cioè, non mi pare di vedere il tavolino di Lion, eh. Ecco, adesso mi chiede di... Vabbè. Comunque. Comunque, andiamo avanti. Poi, vediamo un pochino invece cosa dice questa ragazza qui, che si chiama Honey. Oddio, vabbè, non riesco a leggere, è troppo piccolo. Sembra che vogliano essere giovani per sempre, a tutti i costi. I traumi generazionali della Gen Z, cioè la nostra generazione, e dei millennial si intrecciano profondamente. La linea che ci separa non è netta. C'è chi dice che la differenza fondamentale è tra chi si ricorda l'11 settembre e chi no. Io sono nato dopo l'11 settembre, però me lo ricordo, non ho capito questa. So che è stata stoppata su Rai 3 la televisione durante l'attacco alle Torri Gemelle, che hanno mandato subito invece il servizio del fatto con la gente che moriva. Vabbè, sembra che molti millennial vogliano essere giovani per sempre, a tutti i costi, ma si vede quando c'è un nuovo trend, fanno tutti: "Non capisco questa roba, vieni." No, Vine, cos'è Vine? Vine, era molto meglio. Ed è proprio questa la differenza. Ma non mi pare, anzi, la maggior parte dei trend attualmente, ripeto, sono proprio i millennial che li buttano, dato che sono loro che stanno sui social, quindi sono loro che la maggior parte dei trend li comunque creano. Vabbè, è bello parlare a vanvera. Poveri zoomer, davvero. Mi vergogno che queste persone facciano parte della mia generazione. Io non mi riconosco in queste persone che dicono che è la generazione precedente a noi, quella che ci permette tutti i giorni praticamente di comunque passare il tempo e che ha aperto anche noi in realtà il mondo dei social. La pensi così su queste persone? A me dispiace veramente molto. Ma andiamo avanti. Allora, le persone non bianche, hai capito come? Le persone non bianche non fanno davvero parte di questa conversazione, quindi nella nostra visione dei millennial è molto importante la rappresentazione mediatica. Quando parliamo di persone non bianche, in particolare della comunità nera online, non ci sono linee di demarcazione generazionali, tipo se una cosa è divertente, la trovano divertente tutti. Non c'è la mentalità tipo "questo fa ridere perché ho 28 o 18", che praticamente in realtà sono quasi della stessa generazione, perché i millennial iniziano a 25, quindi più o meno ne hai preso uno troppo giovane. Comunque, vabbè. Stranamente sembra che i millennial bianchi non riescano a sapersi, a separarsi da certe idee e certi... No, come millennial... Oh! Riescano a separarsi da certe idee e certi abitudini, certe abitudini. Instagram è stato molto bianco per un sacco di... Cosa vuol dire è stato molto bianco per un sacco di... Quindi i media rappresentano la cultura millennial tramite le di fotografie di viaggio. Quest'ultima parte non l'ho capito. Comunque, questa qui è una cosa razzista nei confronti dei bianchi, perché praticamente dicono che le persone di colore nere non vengono prese nel tutto il discorso che hanno fatto, ma sono tutti uguali invece a noi, ed è giusto che siano uguali a noi, ovviamente, perché siamo tutti uguali. La razza è una e si chiama essere umano.
prima di tutto, però mi sembra sbagliato, cioè, che dici che soltanto i millennial bianchi, cioè di pelle chiara, siano tutte le cose che hai detto prima, mentre invece quelli di colore no. Sembra un po' sbagliato, vabbè, comunque. Instagram è stato molto bianco per un sacco di tempo. Questa frase non l'ho capita. Va bene? Ok. Vorrei ricordarvi che che la persona italiana più famosa sui social è appunto di colore, comunque, ed è Khaby Lame. Venuto in Italia un anno in treno. No, in aereo, scusate, in aereo. Non mi ricordo di che paese fosse originario, cioè nato, però comunque è venuto in aereo. E beh, vorrei ricordarvi che lui è di colore. Ed è attualmente l'italiano più famoso al mondo. Cioè, sui social ovviamente. Sui social l'italiano più famoso al mondo. Cioè, tipo, ha quasi 80... Aspettate. Andiamo un attimino ad aprire una fantastica scheda di Social Blade. Andiamo ad aprire una fantastica scheda di Social Blade e andiamo a cercare... TikTok, top list. TikTok, 50 most follower. E mi chiamano, quindi datemi un minutino e ritorno. Arie, come... Aia. Ci sono di nuovo, sono tornato ragazzi. Scusate, ma mi hanno chiamato, ovviamente mi interrompono sempre durante le live o i video, no? Perché è bello darmi fastidio, si diverte la gente a darmi fastidio. Comunque, aspettate che ve lo posiziono un pochino meglio, ecco, così dovreste vedere meglio la situazione. Allora, per followers, Khaby Lame, eccolo qui. Cabane, poi si chiama, vabbè, però si fa chiamare Cabi dagli amici. Ha 77, quasi 78 milioni di followers. È il terzo con più followers al mondo su TikTok. Davanti c'è soltanto Charli D'Amelio e Edison Rae, non so chi sia. Comunque tra poco immagino che la supererà. Quanti follower fa? Questa qui fa 1.800.000 negli ultimi 30 giorni. Quindi 100k ogni 2 giorni più o meno. Il nostro caro Cabi quanto fa? 56 milioni negli ultimi 30 giorni. È un po' calato, vedete che qui è calato. Aspettate, così. Nuovamente devo sistemarvelo. Ok. Comunque 800 milioni di like sempre. Guardate quanti ne fa. Fa 100... Cioè, ha superato il miliardo, bravo. Fa 500k al giorno quasi, cioè.
Porca miseria. La supererà sicuramente. Comunque, avete visto che quello che ha detto la signorina prima è un po' sbagliato. Comunque, c'è ancora altra roba? Sì, siamo arrivati praticamente alla fine, però. Allora, penso che l'umorismo sia una grande differenza. Noi siamo molto meno sensibili. Alcune settimane fa c'è stato il caso di un serial killer. Un serial killer. Gli Zoomer hanno deciso di invadere i suoi social commentando emoji. Per lo più l'hanno sommerso di commenti super strani, allegri e in modo sinistro per prenderlo in giro. Penso che per noi non ci sia nulla che supera il limite. Per tutte le cose brutte che potevano succedere, non successe. Ma questa è una cosa orribile da dire. Se è come lo capita io, è una cosa orribile. Cioè, questo è un serial killer. E questa qui viene a detto che noi, anche se succede una cosa bruttissima, ci ridiamo sopra. Non mi sembra il modo giusto. Dannazione. Che gente fa parte della mia generazione, Madonna. Poi, l'ultimo pezzetto, l'ultimo paragrafino. Di certo penso che i millennial siano sensibili. È dal 2008 che le persone più vecchie di loro li attaccano. Ah, solo dal 2008. Prima del 2008 no. Ok. Gli viene contestata. Scusate, gli viene costantemente detto che sono dei bambinoni. Non è vero, questo quello si dice ai boomer. E degli snowflake, dei fiocchi di neve. Che c'entrano i fiocchi di neve? Vabbè, e se te lo ripetono così tante volte, ci sta che a un certo punto tu assorba questo messaggio. Ragazzi, questo è stato detto da una ragazza di 21 anni, quasi millennial, vorrei dire, quasi millennial, 3 anni, 4 anni ed era millennial lei, eh. Ma cosa devono odere le mie orecchie? Cosa devono odere le mie orecchie? Siete fortunati che voi vi ho messo il limitatore, altrimenti vi griderei nelle orecchie attualmente. Perché sto gridando, però avete il limitatore del rumore, quindi mi sentite più o meno sempre allo stesso volume. Allora, ragazzi, l'articolo è finito. Ah, un'altra cosetta per far parlare di appunto progetti grandi. Questo mi pare che i progetti grandi ci siano, no? Cos'è che c'è scritto qui? Lion, dopo le storie del mistero, il libro per ragazzi più venduto nel 2020. Ops, con più di 180 milioni di copie. Torna con le storie del quartiere. I millennial non fanno progetti grandi, eh? Porco schifo. Che attualmente le storie del mistero hanno quasi 250.000 copie, mentre le storie del quartiere siamo già sulle 160-170.000, eh? Siamo già sulle 160.000 copie per le storie del mistero che sono uscite praticamente. Vabbè, state quasi 6 mesi fa in realtà, perché allora, state annunciate su Amazon 6 mesi fa, quasi 5 e mezzo, vabbè. E poi in realtà sono uscite cioè, sono uscite a febbraio. Comunque sono state annunciate appunto là. Allora, ragazzi, è stato molto bello chiacchierare. Poi l'altro titolo, il resto del titolo era la storia di Lion. In realtà volevo raccontarvi un pochino la mia storia di come ho conosciuto Lion, di quali sono state le prime cose che ho visto. Però adesso mi sta venendo anche in mente una cosa. Ho intenzione in prossime live di fare delle reaction, di iniziare a reactare alcuni video, alcune interviste, e vorrei proprio iniziare molto presto, magari già la prossima volta, con il reactare alcune delle interviste che hanno fatto a Lion. Ho già fatto una roba del genere con l'intervista fatta da Tom's Hardware, però abbiamo a disposizione altre 3 interviste da reactare: quella di Omiadol, che è la più vecchia fatta a Lion, quella poi del Cerebro Podcast e quella di Ivan Grieco. Quella di Rubino, purtroppo, dato che Rubino non ha ricaricato la live su YouTube, non credo sia più reperibile, purtroppo.
Però comunque ci sono alcune clip, probabilmente da qualche parte qua alla fine la potrei anche trovare, perché è molto, stata molto simpatica quella da Rubino. Io l'ho vista praticamente mentre la faceva, proprio in live, quindi vabbè. Me la sarei dovuta scaricare o almeno registrare per poterla poi rivedere. Comunque, ragazzi, sono soltanto passati 40 minuti dall'inizio della live. E io non so più che dire, cioè almeno mi ero preparato questa roba qui su questo articoletto. Ora non so che cosa dire di interessante. A parte il fatto che tanto nessuno segue la live, quindi quasi quasi poi mi rimetterò a fare le live su YouTube, ragazzi, ve lo dico già. Mi rimetterò molto probabilmente a fare live su YouTube, dato che qui su Twitch non le segue nessuno. Non ha senso farle qui, no? Magari su comunque YouTube che c'ho 450 iscritti, quasi 3-4 persone possono anche venire, no? In live, magari se vedono che sono online. Quindi, vabbè. Vabbè. Allora, ragazzi, stasera volevo... Ah sì, vi do alcuni annunci. Allora, stasera ci sarà una fantastica live su, appunto, YouTube. Stasera mi sono trovato e ho detto, vabbè, dai, sai che c'è adesso. La inizio a fare su YouTube. Stasera faccio una live su YouTube di Minecraft, ok? Magari faccio così, le live di giochi le faccio direttamente su YouTube. Le live di dove chiacchieriamo di argomenti così le faccio su Twitch e poi le vado a postare sul secondo canale, che renderò un canale delle live di chiacchiere, quindi tipo podcast, no? Saranno. Oh, copio un po' il Cerbero Podcast, faccio anche io un piccolo podcast dove parlo di argomenti riguardanti maggiormente YouTuber, streamer, magari cose del momento che succedono, non tanto eclatanti come magari fa il Cerbero, perché anche io non ho tanto tempo per andarmi a cercare le notizie così. Quindi rubo una cosa al Cerbero. Anch'io avrò i link, per le live. Ma vabbè. Piccolo annuncio, quindi stasera in live su YouTube. Adesso infatti andrò subito a mettere programmata la live alle 21. Sì, alle 21 e un quarto in realtà, perché voglio finire la live di Lion e poi avere qualche minuto di riposo, dove giocheremo nella nostra vanilla fantastica in 1.17, dove il castello è andato molto avanti come costruzioni, il dirigibile pure, e presto il dirigibile inizierà a diventare un enorme contenitore di farm, che poi tramite un meccanismo di trasporto oggetti veramente veramente rivoluzionario verranno trasportati da appunto il dirigibile fino al magazzino che si terrà nel piano superiore della stalla, che dato che ha un tetto così alto, ho detto, ma la stalla di Lore si può usare anche come magazzino centrale, e lì facciamo un po' tutto. Ho modificato delle cose, ho messo dei lampioni, altre robe più estetiche. Già. E la più grande notizia è che presto probabilmente tornerà Manuel, ragazzi. Sì, sono riuscito finalmente a risentirmici. Mi ha fatto gli auguri per, cioè, mi ha fatto gli auguri per il mio compleanno e per quello che mi ha scritto. E mi ha detto che appunto non mi rispondeva più, in realtà perché non mi rispondeva più non me l'ha detto, però mi ha detto che comunque lui per la scuola ha preferito staccarsi completamente dai social e dai giochi, proprio non ha giocato praticamente nulla da gennaio, dal ritorno a scuola dopo le vacanze di Natale, perché non voleva doversi mettere a studiare nelle vacanze estive. E quindi ha detto che comunque è andato abbastanza bene l'anno, mi fa piacere per lui, è andato bene anche per me. E l'altro giorno era il mio compleanno, il 23, quindi se qualcuno di voi mi volesse fare gli auguri va bene. Tanto che da questa parte della live non la vedrà nessuno, credo di poterli fare anche qui al Manuel. Già gliel'ho fatti stamattina perché oggi è anche il suo compleanno. E ovviamente non vi dirò mai quanti anni ho io e quanti anni ha lui, ovviamente non ve lo dico, però vi dico che oggi è il suo compleanno. Comunque, auguri, te li faccio anche qui, tanto non vedrai mai né tu né nessun altro questa parte di live, né qui né su YouTube. Comunque, stato bello, durata un po' poco, ma quella di stasera, se mi concentro molto, se riesco a trovare cose da fare in live, da costruire nel mondo, ci divertiamo e facciamo una bella liveona di almeno un paio d'ore. Cercherò di sforzarmi di fare una live di almeno un paio d'ore. Magari se riusciamo a fare dalle 21 a mezzanotte, 3 ore, quasi 3 ore di live, potrebbe essere buono. Attualmente Manu non c'è ancora perché è in vacanza fino a domani, però appena tornerà incominceremo a fare magari ogni tanto qualche live insieme. Sperando che ci sia soprattutto il 15. Aspettate, eh. Perché tra poco, ragazzi,
tra poco più di un paio di settimane sarà anche un anno dalla creazione del nostro server di Minecraft, no? Che all'inizio era in 1.16, attualmente è in 1.17 e poi sarà anche in 1.18 e continuerà ovviamente ad andare avanti e a evolversi con le varie versioni nel corso dei mesi e degli anni, nei prossimi paio d'anni così. Comunque se vado su Aternos, vedete qua. Guardate pure l'IP del server, tanto poi lo cambio. Non mi interessa, anche se voi lo guardate. Comunque, backup. Il primissimo backup, quello della creazione, deriva dall'11.08. L'11.08 sarebbe l'11 agosto. Però mi ricordo che ho iniziato a giocarci con. Cioè con. Boh, non mi ricordo. Mi ricordo che comunque gli ho proposto l'idea del server a metà luglio, più o meno 10 luglio era. Quindi, ragazzi, presto ci sarà anche un anno dalla creazione del server e immagino che, anzi, spero che lui ci sia quel giorno, così magari faremo una fantastica live nel server per vedere come si è evoluto in quest'anno. Purtroppo sono stato stupido io che ho voluto giocare con gli snapshot e quindi ho dovuto cambiare il mondo, altrimenti avremmo ancora, se avessi aspettato la 1.17 e basta, ancora lo stesso mondo iniziale. Però vabbè, e comunque per quella live andremo magari a rigiocare nella primissima versione del mondo, quella nell'altro mondo, e anche, boh, vedremo cosa faremo. Comunque dai, questa live è durata non tantissimo, tre quarti d'ora, ma dai, ci può stare. Perciò dai, a me per questa live non resta che dirvi ciao ragazzi!